Buongiorno a tutti, oggi andiamo a vedere una ricettina con il radicchio rosso IGP di Verona. Il radicchio è una fantastica verdura di stagione che troviamo sia nella grande distribuzione che in tutti i mercatini locali, quindi è facilmente reperibile. Oggi andiamo a vedere dei muffin dolci con la farina di mandorle e il radicchio. Ci serviranno 250 g di radicchio rosso IGP di Verona, 150 g di mandorle, 220 g di zucchero integrale di canna, 80 g di olio di semi di girasole deodorato, 250 g di farina semi integrale di tipo 1, 100 g di acqua naturale a temperatura ambiente, vaniglia del Madagascar, o la bacca o direttamente la polverina e polvere lievitante a base di cremor tartaro. Cominciamo dal radicchio, che ha questa bellissima forma a cuore. Andiamo insieme a sminuzzarlo grossolanamente con il coltello. Come dicevamo, il radicchio è un'ottima verdura, ricchissima di calcio, potassio, magnesio, fosforo, zinco, vitamine del gruppo D. E se impariamo ad utilizzarlo crudo, riusciamo a sfruttare il meglio delle sue proprietà. Andiamo a frullare le mandorle. Le mandorle sono un seme oleaginoso meraviglioso, ricchissime di calcio. 7 mandorle al giorno corrispondono al fabbisogno quotidiano di calcio del nostro organismo. Frulliamo insieme. Uniamo tutti i nostri ingredienti secchi, quindi la farina di mandorle che ci siamo appena preparati. Come avete visto, la farina di mandorle non è necessario acquistarla già pronta, potete autoprodurvela in casa, basta semplicemente un buon frullatore. Io avevo scelto la mandorla con la pellicina per utilizzare più fibra. Lo zucchero integrale di canna, quindi non lo zucchero di canna normale ma integrale, in quanto contiene vitamine e sali minerali molto di più rispetto allo zucchero bianco o allo zucchero raffinato. La farina integrale, noi abbiamo scelto una farina di tipo 1, facilmente reperibile sia nei supermercati, nella grande distribuzione, sia nei mulini della zona. Usiamo insieme anche la vaniglia. Io ovviamente ho scelto la vaniglia del Madagascar, la vaniglia Bourbon. È profumatissima e andiamo ad aggiungerla alla boule con i nostri ingredienti. Andiamo a mescolare tutto, amalgamando bene il più possibile, aiutandoci con una frusta o anche semplicemente con una forchetta. Quando andate in gelateria e scegliete di consumare un gelato alla vaniglia, accertatevi che compaiano dei puntini neri sul gelato alla vaniglia. Questo significa che è stata utilizzata vaniglia vera e non vanillina o vaniglia chimica. Andiamo ad aggiungere il radicchio rosso IGP di Verona e poi tutti gli ingredienti liquidi. Acqua a temperatura ambiente, noi abbiamo scelto un'acqua con un pH alcalino e olio di semi di girasole deodorato. Se non volete usare l'olio di semi di girasole, potete tranquillamente utilizzare anche del burro. Andiamo a mescolare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo un lievito naturale a base di cremor tartaro, amido di mais e bicarbonato di sodio, che potete tranquillamente autoprodurvi anche a casa. Adagiamo il nostro composto su dei peruttini. Io andrò a usare dei peruttini di carta, però a casa potete usare anche dei peruttini in silicone se volete. Riempiamo i peruttini fino a 3/4, lasciando un po' di spazio affinché possano lievitare al meglio. Inforniamo a 180 gradi, forno statico, per circa 40 minuti. Facciamo comunque poi la prova dello stecchino per vedere se sono perfettamente cotti al centro. Una volta sfornati i nostri muffin, una volta che si sono raffreddati, andiamo a spolverare con lo zucchero a velo. Io ne ho già preparati un paio. Li ho impiattati con della salsa ai cachi fatta al momento, ho semplicemente frullato i cachi con della cannella. Il cacao anch'esso è un prodotto di stagione estremamente interessante, dolcemente lassativo, ricchissimo di potassio e ricchissimo di vitamina C, quindi ci aiuta a combattere i malanni di stagione.
La cannella invece ci aiuta a dare quel tocco in più armonioso che si fonde perfettamente con il nostro radicchio di Verona IGP. Questa ricettina si presta benissimo per le nostre colazioni oppure per la merenda dei nostri bambini. Buon appetito a tutti!